Sì, Chiara, è stato identificato l'uomo che ha accoltellato la giovane israeliana, sarebbe un polacco di 25 anni, tuttora ricercato. Mentre qui in prefettura, dove ci troviamo, in corso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, si sta facendo il punto non solo sulla gestione dei funerali di Papa Ratzinger, ma anche appunto sul nodo sicurezza alla stazione Termini, dove è avvenuto l'agguato. Ma vediamo chi è l'aggressore e come procedono le indagini. Poi la linea allo studio. L'aggressore ha un volto, diffuse queste immagini in attesa che arrivino segnalazioni agli inquirenti. A 3 giorni dal brutale agguato di San Silvestro è stato identificato, si chiama Comiac Alexander, secondo chi indaga l'uomo vestito di nero. Con la lama nascosta in un sacchetto azzurro, ripreso dalla videosorveglianza, è un ragazzo polacco, un clochard che avrebbe solo un anno in più della giovane vittima, Abigail Dresner, la turista israeliana, 24enne, ferita con 3 fendenti mentre faceva il biglietto alla stazione Termini. Si stringe così il cerchio attorno al presunto responsabile che allo scalo ferroviario sarebbe arrivato a bordo di un autobus partito dalla periferia. Tragitto e immagini, gli elementi che hanno permesso di ricostruire il suo identikit. È ricercato con l'accusa di tentato omicidio. La procura ha escluso la pista terroristica. Rimane il giallo sul movente. Si sta valutando un eventuale collegamento con le scritte ebraiche sullo zaino della vittima. Colpita a freddo e tuttora ricoverata al Policlinico Umberto I. Sta meglio, ma è sotto shock, ha detto la mamma arrivata ieri da Tel Aviv. La giovane agli investigatori ha raccontato di non aver mai visto prima l'uomo che l'ha aggredita e di non aver notato nessuno che la pedinava in stazione.